Una persona è rimasta lievemente intossicata e un centinaio sono state sfollate. Il bilancio provvisorio di un incendio scoppiato stamane a Napoli intorno alle 5.30 in un deposito di giocattoli che si trova in seconda traversa divisione Siena a Cavalleggere d'Aosta nel quartiere di Fuorigrotta. Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto scoppiare il rogo, ma secondo i vigili del fuoco potrebbero esserci cause accidentali. I pompieri hanno dovuto lavorare per circa 4 ore per domare le fiamme. Nella zona manca l'energia elettrica e i carabinieri stanno facendo evacuare numerosi nuclei familiari che abitano nelle palazzine circostanti per non essere intossicati. Ad accoglierli la vicina parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e Maria, che ha messo a disposizione i suoi locali per garantire un tetto dove ripararsi dal caldo e questa notte. Io ho dato la disponibilità anche per i collegarli giù per farli dormire questa notte. E più di questo poi mi devono far sapere se accolgono l'invito oppure no. Noi siamo a disposizione perché per loro veramente è una tragedia. Una lunga colonna di fumo nerissimo si è levata per ore ed era visibile a chilometri di distanza. Invece l'odore acre di gomma bruciata ha reso l'aria irrespirabile in tutta la decima municipalità. In molti temono che le loro abitazioni saranno per mesi inagibili. Alle 6 stamattina sono scesa, siamo scesi tutti, e le fiamme arrivavano là sopra e i pompieri sono venuti oltre mezz'ora. Giornata di sciopero di tutti i mezzi di trasporto oggi in Italia. L'astensione dal lavoro è stata proclamata da FIT CGL, FIT CISL e dalla UIL Trasporti. Confermata per il 26 luglio la giornata di stop del traffico aereo per 4 ore. A Napoli fermo il trasporto pubblico locale, Cumana, Metropolitana, autobus, taxi, Circumvesuviana. Funzionano regolarmente soltanto le funicolari. Confermate le fasce di garanzia per tutta la giornata. Una scelta obbligata, si giustificano così i sindacati, contro un esecutivo che ha scelto di non aprire alcun tavolo di confronto con il sindacato dei trasporti e che non accenna a compiere passi indietro. Ha garantito ai truffati di Banca Etruria di ottenere il risarcimento, ha controllato la regolarità di grandi eventi come l'Expo, la ricostruzione del dopo terremoto, ha evidenziato le numerose irregolarità nell'affare Consip, ma alla fine ha capito che un ciclo si era chiuso. Per questo Raffaele Cantone conferma quella scelta anticipata qualche mese fa di tornare a fare il magistrato e abbandonare l'ANAC. Dopo oltre 5 anni alla presidenza dell'anticorruzione lo ha annunciato lui stesso in una lettera sul sito dell'autorità. Sento che un ciclo, si legge nel testo, si è definitivamente concluso, anche per il manifestarsi di un diverso approccio culturale nei confronti dell'ANAC e del suo ruolo. Cantone ha fatto richiesta per rientrare in magistratura, che ha sempre considerato la sua casa, ha sottolineato. Tornerò all'ufficio del massimario presso la Cassazione. Lo ha annunciato Cantone, che ricorda come nei mesi scorsi avesse già presentato al CSM la candidatura per un incarico direttivo presso 3 uffici giudiziari. Ma nelle ultime settimane le dolorose vicende di cui il CSM è stato investito hanno tuttavia comportato una dilazione dei tempi tale da rendere non più procrastinabile una decisione. Assistere a quanto sta accadendo senza poter partecipare concretamente al dibattito interno, scrive Cantone, mi appare un'insopportabile limitazione, simile a quella di un giocatore costretto ad assistere dagli spalti a un incontro decisivo. La mia indole mi impedisce di restare uno spettatore passivo, ancorché partecipe. Con una critica neanche tanto velata al cosiddetto monopolio dei sindacati confederali CGL e CISL e UIL, accusate di immobilismo, le sigle autonome maggiormente rappresentative dei lavoratori del comparto multiservizi, CNAL, ULSA, FAILMS, FILCALS, FENALT, FLIA, CESIL e UAP, hanno siglato il contratto collettivo nazionale per il settore delle pulizie con le associazioni CONAPI, ANEAS, ATECA e ASSOPRO. I dettagli sono stati illustrati questa mattina durante un incontro a cui hanno preso parte Salvatore Ronghi, segretario generale del CNAL, Michele Palmieri del sindacato autonomo CESIL, Giovanni Rocco di CONFAIL e Luigi Riccardo di ULSA.
La sottoscrizione di questo contratto di lavoro è la dimostrazione che c'è un sindacato che vuole fare il sindacato, e il movimento dei sindacati autonomi sta dimostrando proprio questo. Da questo contratto si lancia la grande sfida sulle nuove regole della rappresentatività, perché noi siamo stufi di vedere i sindacati cosiddetti maggiormente rappresentativi che non rappresentano più i lavoratori. Siamo stanchi di vedere i lavoratori allontanandosi dal movimento sindacale per una responsabilità precisa che si trova su Roma e non sicuramente all'interno delle imprese, all'interno delle aziende. Non è un caso che abbiamo deciso già di lanciare una grande mobilitazione nazionale per il prossimo settembre, dove lanceremo la giornata del sindacalismo autonomo e vero, per sfidare la politica, per sfidare il movimento dei sindacati sulla nuova rappresentatività. Noi siamo per la conta vera. La prima domanda che ci siamo poste è: come mai dal 2013 ad oggi non c'è stata nessuna azione forte dei sindacati che hanno firmato questo contratto per il rinnovo? Quali sono stati gli ostacoli che hanno praticamente fatto in modo che venisse ritardato così tanto? Consideriamo che nel frattempo, in questi anni, il potere di acquisto dei salari è diminuito, per cui l'adeguamento salariale non c'è stato. Un contratto che non è un contratto pirato o peggiorativo, anzi, ma è un contratto migliorativo, facendo in modo che, voglio dire, questo monopolio di altri sindacati che la facevano da padrone per quanto riguarda questo settore della multiservizi venisse un pochettino scardinato. Abbiamo cercato di migliorare sia la parte retributiva che normativa di questo contratto, ma la cosa fondamentale, diciamo, che ci ha dato più, diciamo, voglia di fare questo contratto collettivo di lavoro, perché abbiamo portato avanti le idee che i lavoratori e le lavoratrici sui propri luoghi di lavoro quotidianamente affrontano le mille difficoltà. L'Università degli Studi di Napoli Federico II e il Comune di Napoli hanno premiato nell'Aula Magna dell'Orto Botanico i cani coterapeuti che hanno preso parte al Master Universitario in Zooantropologia Sanitaria per gli interventi assistiti degli animali. A premiare i cani con una medaglia e un tesserino certificato messo a disposizione dall'Ateneo, l'assessore comunale alle politiche sociali Roberta Gaeta. Parte dal concetto che la relazione uomo-animale è una relazione che arricchisce e che caratterizza la vita di moltissime persone e di moltissime famiglie ormai delle nostre comunità e della nostra società. Qui però si parla di qualcosa in più, sicuramente la relazione tra uomo e animale è qualcosa che rafforza anche la capacità di stringere relazioni anche quando si hanno delle difficoltà e dei problemi. In questo caso però si parla proprio di pet therapy, quindi una capacità anche, no, di uno strumento specifico per affrontare una serie di problemi anche molto delicati grazie alla competenza relazionale, ma anche a delle competenze specifiche che i nostri animali riescono a sviluppare attraverso la guida chiaramente di esperti. Il master, voluto dal Dipartimento di Veterinaria a cura della professoressa Francesca Menna, si è posto l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita degli uomini e delle donne sottoposti a dialisi con la pet therapy. La professoressa Menna, ai nostri microfoni, ha spiegato l'importanza di questa disciplina. Vengono riconosciute anche in qualche modo le competenze dei cani che abbiamo formato, che sono cani che insieme al veterinario che li accompagna aiutano nella difficoltà agli uomini dalle disabilità, difficoltà psicologiche e anche, abbiamo visto stamattina, nel migliorare l'apprendimento dei bambini a scuola. E l'Ateneo Federiciano da un paio d'anni ha voluto fortemente potenziare questa disciplina, come spiega lo stesso rettore Gaetano Manfredi. Abbiamo molto investito su questa terapia perché rappresenta un modo per affrontare dei bisogni delle persone in una maniera innovativa, mettendo insieme le competenze veterinarie con le competenze mediche. La professoressa Menna, che è un riferimento a livello nazionale, ha molto sostenuto questi percorsi, li ha guidati in maniera molto qualificata, i risultati che stiamo ottenendo sono estremamente positivi, quindi mi fa piacere che la Federico II sia un po' un leader a livello nazionale di questi percorsi, che sono dei percorsi qualitativi ma anche molto utili per i cittadini. Sì.
per il suo alto impegno umanitario, per la sua intensa attività caratterizzata da abnegazione, assoluta dedizione al servizio delle fasce più deboli, dei poveri, dell'infanzia e degli emarginati del nostro territorio. Sono le parole che si leggono sulla targa che accompagna la medaglia della città di Napoli, conferita dal sindaco Luigi De Magistris a Bianca Iengo, responsabile diocesana della farmacia solidale, che ha sede in Via Vergine nel cuore della sanità. Un'opera meritoria, quella della dottoressa Iengo, che segue di persona la distribuzione dei farmaci curata dall'Arcidiocesi di Napoli, mentre la raccolta dei farmaci è coordinata dall'Ordine dei Farmacisti di Napoli. Il progetto della farmacia solidale, operativa da 3 anni, nata grazie all'opera pastorale dell'Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzo Sepe, realizzato grazie alla generosità di tanti a partire da Papa Francesco, è cresciuto sempre di più a Napoli e in Campania, allargandosi anche all'estero. Per me in questo momento sono presenti tutti i poveri, tutti i volti delle persone incontrate, tutti coloro che il Signore insomma ci ha fatto incontrare, accogliere nel nostro cammino. Lo condivido con tutta la diocesi di Napoli, quindi come con tutta la città che ci accoglie nel suo cuore, appunto a Via Vergine, nella sanità, e con tutti i fratelli che collaborano a questa iniziativa, sia coloro che donano e ci permettono quindi di aiutare grazie al loro contributo, sia a tutti i volontari che con me sostengono questa iniziativa e questa opera. Questa è un'attestazione a chi impegna una parte importante della propria vita per gli altri, che mai come in questo momento storico merita riconoscimento, gratitudine e una sottolineatura che tutti insieme, unendoci, possiamo fare sempre tanto per la nostra comunità. Nella sala giunta di Palazzo San Giacomo il conferimento della medaglia a Bianca Iengo, alla presenza dei tanti volontari e di tutti coloro che partecipano con dedizione e impegno al progetto Un Farmaco per Tutti. I genitori della dottoressa Iengo, Maria e Pasquale. Lei, diciamo, nella vita ha cercato sempre di donare qualcosa verso gli altri, che man mano l'ha alimentata e poi l'ha sviluppata. Ne siamo orgogliosi di lei, di tutto quello che fa. Io a volte non lo so come fa a non stancarsi, che diciamo ci mette l'anima. Organizzato dall'Associazione Sportiva Ischia Judo, diretta dal maestro ischitano Rosario Terranova, si è tenuto presso il Palazzetto dello Sport Federica Tagliatela il secondo stage di livello internazionale di judo. Sotto la direzione del maestro Gianni Maddaloni, fondatore nel quartiere napoletano di Scampia della Palestra, grazie alla quale negli ultimi anni si è riusciti a strappare centinaia di giovani dalle grinfie della criminalità organizzata, 300 atleti provenienti da tutta Italia hanno dato vita a combattimenti spettacolari. Coadiuvato dai figli Pino, oro alle Olimpiadi di Sydney 2000 e dal 2 volte campione europeo Marco, vincitore tra l'altro dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, Gianni Maddaloni ha sottolineato che l'esperienza ischitana è da ripetere. Tutte queste regioni sono venuti qui per avere prima di tutto la possibilità di visitare Ischia, che è una bellissima terra, e poi imparare il judo, quello là più internazionale. Quindi è stata una bella esperienza da rifare e credo che non solo lo sport ma anche la legalità. È stata un'esperienza stupenda che ha portato poi il frutto di una vittoria, e cosa c'era di più giusto se non donare comunque il premio alla mia struttura di Scampia, dove ospita non solo tanti judoka ma tutte le persone del quartiere che hanno bisogno comunque di un aiuto sia economico che sociale. Mattia Esposito e Rosa Pia Teofrasto sono i due vincitori della seconda edizione della Bulla in Mostra, il contest dedicato ai giovani artisti orafi, organizzato dalla scuola La Bulla e dall'antico consorzio Borgo Orefici, presieduto da Roberto De Laurentiis. Questi ragazzi, per poter sopportare questo corso che è abbastanza, diciamo, severo, hanno la possibilità di diventare artisti. Difatti, il primo classificato dell'anno scorso sta lavorando in un grosso gruppo di moda e design, e per noi è stata una soddisfazione, e spero che anche quest'anno riusciamo a lanciare questi ragazzi come abbiamo fatto fino adesso, che lavorano un po' in tutta Italia e si sono realizzati. I due ragazzi in gara per le due categorie, allievi e Creative Lab, hanno proposto all'attenzione del pubblico e dei giudici due temi molto interessanti: la riscoperta della felicità e l'occhio dei mass media sul mondo. È realizzato in argento, la bacchettina sotto che fa da base dell'altalena è in onice, gli occhi invece sono in topazio.
ed è tutto realizzato a mano in argento, non realizzato prima in cera e poi fuso. Le due mani rappresentano il potere, la forza, infatti sul retro ci sono varie immagini di politici italiani e non. E mentre sotto c'è un manichino da una parte che rappresenta il potere sul singolo individuo, sull'altro orecchino è presente un anello con una pietra vulcanica dentro che rappresenta il potere sul globo. A giudicare i lavori una giuria di esperti, tra loro il presidente della Confcommercio Napoli, Massimo Vernetti.